vorremmo avvicinarci ad Augusto. Dire Augusto, se Augusto ha voluto dire la partecipazione da parte della cultura occidentale più illustre prima di Roma, cioè la Grecia, ma non la Grecia classica di Pericle, il quale si è avvicinato a una forma di autocratismo, seppur molto moderata, perché c'era ancora la bulla, c'era ancora l'ecclesia, c'era il senato e l'assemblea parlamentare nell'Atene classica, che teneva sotto controllo Pericle. Ma morto Pericle, finita la libertà di Grecia e di Atene e di Sparta, l'eredità greca maturata da Atene e Sparta verrà sussunta, per così dire, dai Macedoni e dal padre di Alessandro in particolare, che diede al figlio come precettore l'allievo più illustre di Platone, cioè Aristotele di Stagira, che guarda caso abitavano molto distante dalla sede della capitale della Macedonia, perché Stagira si trova a est, a nord-est, grosso modo, di Salonicco, di Tessalonica, e Pella è da quelle parti. Anzi, Stagira si trova nella prima delle tre penisole che scendono verso Latos. E ci sono dei resti archeologici interessanti che abbiamo occasione di vedere qualche anno fa, ma nulla di più. Alessandro conquistò il mondo, fu educato da Aristotele a sintonizzarsi sul cosmo. Vi dissi la volta scorsa che gli scrisse, e il mio maestro reale è, per la traduzione aristotelica del Pericosmo, appunto un testo sul cosmo ad Alessandro, Pericosmo cos Alessandro. Il trattato sul cosmo rivolto ad Alessandro, l'ha scritto appositamente per lui. E Alessandro l'ha fatto suo al punto tale che ha conquistato la parte orientale del mondo allora conosciuto, soprattutto sul Mediterraneo orientale. Morì giovane, ma i suoi generali si divisero questo immenso territorio e nacque dopo di lui la diffusione e l'utilizzo a livello internazionale della lingua greca, cioè l'ellenismo, periodo alessandrino o ellenistico. Quando morirà il padre adottivo di Augusto, Giulio Cesare, Augusto si trovava ancora ad Apollonia, in Grecia, per mettere a punto la sua educazione. Gli aristocratici e gli altoborghesi del Settecento verranno in Italia facendo il cosiddetto Grand Tour. Gli antichi del periodo ellenistico e romano, poi, anche Cicerone andrà a Rodi, così come Augusto era andato da Polonia. Ebbene, 19enne, il 15 di marzo del 44, muore Giulio Cesare, assassinato in Senato dalla congiura, e il giovane Augusto, dichiarato suo erede, in tutti i suoi figli, adottivo ed erede, si trovava ancora in Grecia. Tornerà in luglio e inizierà quella faida, quella serie di scontri che caratterizzerà l'ultimo periodo delle guerre civili a Roma. Mario e Silla, Cesare e Pompeo, Ottaviano e Antonio. Iniziamo proprio con un ritratto di Augusto. E lo chiamo Augusto anche se noi dovremmo chiamarlo, e lo chiameremo, col nome di cittadino romano alla morte dello zio, perché lui era figlio di una sorella di Giulio Cesare. E il giovane Augusto si chiamava Gaio Ottavio, era figlio di un altro Ottavio, originario di Velletri, siamo ai Castelli. Giovanni Papini, mordace, nella vita di Cristo
definirà Augusto il figlio dello strozzino di belletre, fatto per intendersi con quell'arabo mal rincivito di nome Erode, che fece re. Il titolo regale Erode, anche lui passato alla storia con l'appellativo il Grande, gli verrà conferito da Augusto. Erode si sdebiterà edificando la città di Sebaste, Samaria Sebaste. E da Gaio Ottavio si chiamerà come lo zio, Gaio Giulio Cesare. E Ottavio diventerà Ottaviano. Tutti gli adottati, quando sentite in latino un nome che termina in anus, significa che è un adottato. Ha ricevuto un nome per cui il nome originario viene posposto con la finale in anus, Ottavianus. Poi il nome diventa un nome d'oro, pensate, entra poi nella prassi, anche se non c'è più una adozione previa. Faccio solo il nome di due nomi, Diocleziano, e siamo alla fine dell'impero, e Giustiniano, e siamo quasi alla conclusione, è già crollata Roma con Giustiniano. Si chiamerà Gaio Giulio Cesare Ottaviano. Qui vedete uno dei tanti ritratti. Mi sono permesso di fare una fotocopia con un copia e incolla di un articolo, l'ho detto a chi è entrato adesso, apparso 10 anni fa sull'Osservatore Romano per il millenario di Augusto. Volevo portare, ma pesava troppo e poi non era funzionale per la conversazione, perché ho già raccolto tanti documenti di tipo numismatico, storico, sia scultura che architettura, per cui l'ho lasciato a casa. E però cito l'autore e il titolo. Si tratta di un volume di Paul Zanker, professore di archeologia e di storia dell'arte greco-romana a Monaco di Baviera, e il libro è intitolato Augusto o il potere delle immagini, di Max der Bilder. Tradotto in italiano da Einaudi, un volume direi 400 e più pagine, molto pesante, ricchissimo di documentazioni, di fotografie e di documenti. Perché questi autocrati, pensate, abbiamo visto Alessandro, lo vediamo adesso cominciando con uno dei tanti ritratti di Augusto, e i primi ritratti e i più diffusi sono quelli giovanili, dai 19 ai 25 anni circa, poco più, poco meno. Poi arriveranno i ritratti ufficiali, ma sempre in una raffigurazione di giovane, il potere delle immagini, la forza di propaganda e di persuasione, più o meno occulta, anzi palese nel caso di dire, soprattutto per le masse analfabete. Una cosa analoga continua. Ecco, questa situazione verrà trasmessa alla Chiesa. Perché la Chiesa è così ricca di mosaici, di sculture, di affreschi, di pitture, di opere in littica, in toreutica, opere preziose, proprio per significare simbolicamente niente meno che la presenza e il potere di Dio a livello simbolico. Questa eredità gli è arrivata quasi senza accorgersene dalla tradizione ellenistico-romana. E il discrimine, lo vedremo settimana prossima, che nell'ultimo incontro sarà proprio Costantino, l'arrivo del cristianesimo e la donazione di Costantino, per cui il Papa non solo sarà il sovrintendente della comunità dei credenti, perché già Costantino si definì se il vescovo di Roma era l'episcopos ton endon,
il vescovo di Roma era l'episcopo Sponendo, con l'imperatore era l'episcopo von Eiso, il sovrintendente di quelli di dentro, il Papa, il sovrintendente di quelli di fuori. Il primo concilio ecumenico, Nicea, 325, l'ha indetto Costantino. E le dissidenze ideologiche, definite eresia dalla Chiesa, erano prese, utilizzate, strumentalizzate dall'impero, ormai diventato cristiano, da Augusto a Teodosio, come delle forme di opposizione politica. Ecco la reazione feroce che arriverà poi con l'indice, con l'inquisizione, con i roghi, con le scomuniche, eccetera. E questo è la questione della gestione del potere. Non c'è niente da, non c'è da meravigliarsi. Ecco, questa prima immagine di Augusto non è perfetta, ma ve lo rappresenta come lo ritroveremo adesso più volte nelle fattezze del giovane figlio erede, figlio adottivo ed erede di Giulio Cesare. Una volta preso il potere, e sarà lenta, piuttosto lenta, questa presa di potere, perché da Accio, vittoria su Cleopatra ed Antonio, al 27 passa già qualche anno, e poi dal 27 in poi, fino alla morte, che sarà nel 14 d.C. a Nola, perché si era ritirato al clima mite del paesaggio circonvisuviano. Passeranno degli anni, ma regnerà per quasi, diciamo, più di 50 anni, per 60 anni comodi. L'unico a reggere il potere per così tanti anni. Passiamo alla seconda testimonianza. Vi stavo dicendo che una volta preso il potere, il padre verrà divinizzato e lui si proclamerà Divi Filius, figlio del divino o divinizzato Cesare. Qui vediamo una moneta, leggete sul, abbiamo il recto, come si dice in termine tecnico, e il verso. Sul recto c'è, vedete il ritratto, il profilo di Augusto con la corona, con una corona di alloro, e leggiamo Caesar Augu, scusate, non riesco a leggere. Non riesco proprio a leggere adesso. A Caesar Invictus. E sul retro abbiamo un sole ottopunte con Divi Iulius, Iulius, cioè Giulio Cesare già divinizzato. È quella che si chiama la pocatastasis, la divinizzazione. Passiamo a un'altra testimonianza. Ancora, vedete che il profilo è identico. La prima testimonianza era una scultura, un ritratto in marmo, purtroppo non era perfetto, ma il profilo è identico. E poi qui abbiamo già il titolo di Augustus. Lui si fece nominare console, ma soprattutto gestendo il potere in prima persona, non era un dittato, come invece si fece nominare Giulio Cesare. Lui era un princeps. Rispetto all'assemblea del Senato, lui era il primo del Senato, un primus inter pares dal punto di vista letterale, ma di fatto princeps viene da primum caput, la prima testa, il primo. Principe è diventato poi sinonimo di capo. E lo fu Augusto. Qui vedete che c'è il nome Caesar, ma di là c'è Augustus. Vi stavo dicendo che lui si fece nominare non tutti gli anni console, ma quando nel 27 avanti Cristo rinunciò al titolo di console, si fece
dare dal Senato due magistrature, il titolo di proconsul e il titolo di tribunus plebis, cioè assunse la potestas proconsularis e la tribunicia potestas. Come proconsole era capo perpetuo dell'esercito, aveva in mano il potere militare, quindi il controllo della conquista e dei territori dell'impero. Come tribuno della plebe, con la tribunicia potestas, aveva il diritto di proporre leggi e di imporle e di farsene approvare, e il diritto di veto su leggi che non erano di simpatia. E da lui in poi tutti gli imperatori alternatamente erano anche consoli, ma il proconsolato e soprattutto la tribunicia potestas se la rinnovavano tutti gli anni. Per cui nelle epigrafe si riesce a datare l'anno dell'imperatore Ixizio dal numero della tribunicia potestas scritto su quelle epigrafe che si sta analizzando, che abbiamo sotto gli occhi. Qui abbiamo, ecco, un aureo, e sulla destra leggiamo Caesar, imperato, pontifex, triumvir RPC, rei pubblice constituente. Quando si trattò di riordinare la Repubblica Romana dopo le guerre civili, dopo la vittoria definitiva di Augusto su Antonio, Antonio, Augusto e Lepido formarono un triumvirato, tre magistrati, con l'incarico di dare una nuova costituzione allo Stato. Questa è la traduzione della formula Repubbliche Costituente. Sentite la parola consti e la Costituzione. Dall'altra parte vedete Antonio, Marcus Antonius, se riuscite, se mi seguite, Marcus Antonius, augur triumvir rei pubblice constituendis, e poi c'è il legame con Barbato, che era un altro magistrato legato alla figura di Antonio. Questo aureo indica il passaggio verso il principato vero e proprio da parte di Augusto. E qui abbiamo invece ancora sul recto c'è una trirene e c'è Antonio, Antonius augur augure e poi sotto triumvir rei pubblici costituente, e sul verso ci sono i vessilli della legione vigesima prima, che era una delle legioni ovviamente che stava dalla parte, che faceva il gioco politico attraverso l'utilizzo, direi, dell'azione militare e strategica di Marco Antonio. Quindi il dominio sul mare da parte di Antonio, ancora con il titolo di triumvir. Antonio aveva sposato la sorella di Ottaviano, poi se ne allontanò, ci fu il divorzio e lui si mise affascinato, già Giulio Cesare ne fu affascinato al punto da dargli un figlio, intendo Cleopatra Filopatore, una delle ultime regine d'Egitto. Ecco, vedete ancora il profilo, c'è, e qui è scritto in greco Sebastos Basileo. Sebastos corrisponde a Augusto e Basileus corrisponde a Rex o Imperato. Nel verso c'è la figura di Antiochia, rappresentata come una donna assise su una roccia, alle cui estremità si vede un essere
che sta come nuotando, muovendosi nell'acqua, è il fiume Oronte, ed è indicato l'anno della vittoria di Ottaviano, ormai Augusto, vedete che porta la corona d'Ariolo, la laurea, la vedete bene, ed è ormai il padrone dell'impero. Ma sono dei passi che si nota lentamente, è più chiaro che si veda noi che non lo percepissero i contemporanei. Un'altra ancora, Caesar Augusto, vedete che il profilo non cambia, è sempre quello. E poi c'è Simis Receptis, e poi all'interno c'è uno scudo, il famoso Clipeus Virtutis, lo scudo del valore, che ha una giustificazione non solo militare, ma anche etica e quindi politica, nell'ultima ricaduta. E poi il ruolo fondamentale delle legioni, con i loro vessilli, Simis Receptis, le ricevute, praticamente lui ha consegnato le insegne del potere militare, anche se si è riservato il comando supremo. E qui ancora lui, e qui il titolo, vedete su una quadriga, il titolo di imperator, che era un titolo per così dire provvisorio, dato ai generali vincitori di una guerra, di un conflitto vario, o di uno scontro di vario tipo, era il titolo che durante il trionfo veniva tributato al capo di quell'esercito, di quelle legioni. Diventa da titolo onorifico temporaneo titolo definitivo. Perché? Perché lui ormai ha in mano il potere proconsolare a vita, che lo abilita all'esercizio della guida delle milizie, quindi imperato. È chiaro? Così come c'è il dittato perpetus e lo fu Giulio Cesare, c'è una forma di imperator perpetus, perpetuo non c'è più perché ormai imperatore è sinonimo di capo assoluto perché ha il potere militare. Passiamo alla prossima, e questa è interessante. Perché? Perché la vittoria di Augusto su Antonio Cleopatra non fu una vera, una sconfitta di Cleopatra, la sconfitta qua a Lazio, ma non venne uccisa né Cleopatra né Antonio. Antonio, Cleopatra e poi Antonio, tornati in Egitto, scelsero il suicidio. Il farsi mordere dell'aspide da parte di Cleopatra fu un atto rituale di deificazione. Lei si è assimilata al pantheon faraonico divinizzato che aveva alle spalle. E Augusto si trovò automaticamente erede del regno dei Tolomei. E in quanto tale gli apparteneva in prima persona. La caratteristica che avrà l'Egitto per tutta la storia dell'impero è che sarà una proprietà, per così dire, privata, personale dell'imperatore. E l'imperatore per governare l'Egitto non manderà mai un console, ma manderà un cavaliere. I cavalieri hanno sempre fatto i lacchi dei potenti di turno. Qualcuno sorride, per favore, non. Basta, ci siamo intesi. Ma è vero, il vertice della carriera equestre, cioè dei cavalieri, la fece, la favorì Augusto. E sapete chi c'era al vertice? C'era al vertice il governatore dell'Egitto, il prefectus Egitti. Poi c'era il prefectus Pretorio, il prefectus Anatolio, le prefetture, anche un certo personaggio che noi conosciamo, che era di classe equestre, fu prefectus Iudee nella traduzione latina della Vulgata di San Gerolamo. Epitropos tes Iudaias, il titolo originale in greco.
tradotto in Prefectus Judei, il signor Pontius Pilatus. Era un cavaliere, veniva dall'Abruzzo, come il suo conterraneo Ovidio, Publius Ovidius Naso, che finirà male perché aveva mandato in Romania a morire in esilio a Tomi, sul Mar Nero, vicino a Costanza, l'attuale Costanza. Vedete? La prefettura dell'Egitto. Vinto l'Egitto, Augusto ha fatto coniare degli aurei con il coccodrillo e con la scritta Egitto, che è femminile, capta, conquistato l'Egitto. E di là leggiamo Caesar, divi, filius, figlio del divino, consule per la settima, consul settimum, consule per la settima volta. Tutti hanno visto la testimonianza? E adesso andiamo alla prova. Un altro, non è più un aureo, ma è pressoché è identico nel conio, ma il valore denale della moneta è differente. Poi ancora, Egitto capta, e facciamo il rinoceronte. Servivano di propaganda, giravano. Anche oggi i nostri soldi hanno un valore di propaganda. Tolgo un tanto per fare un esempio concreto e tolgo un piccolo, non tolgo i pezzi grossi, tolgo un 5 euro. 5 euro. Avete una, è il punto di partenza dopo la moneta, e il punto di partenza della moneta in carta è un'architettura romana, si parte dall'antico. E l'architettura romana viene confermata da un acquedotto che porta l'acqua nella parte alta, ma che ha le grandi arcate di sostegno e le piccole arcate di protezione della canalizzazione dell'acqua. Un acquedotto romano, una porta romana e un acquedotto romano. In giro per il mondo si fa ancora la pubblicità delle radici della cultura europea. Egitto capita, e non è finito. Quante volte? Forse una decina di volte. Mi sono fermato qui. Quell'obelisco è dei tanti che adesso vedremo, portati da Augusto a Roma dopo la conquista dell'Egitto. Ma questo obelisco, che è di fronte al palazzo di Bernini, oggi sede dell'Assemblea Popolare del nostro Stato, della nostra Repubblica, è costruita sul Mons Citorius, uno dei tanti, delle tante posizioni più o meno scoscese di Roma antica. Ma questo obelisco è stato, per così dire, piantato, infisso, in una base che Augusto fece scrivere e che adesso noi leggiamo. Vedete, torno indietro, questa parte, vedete la mia, qui, sento la freccia, ecco, senti per favore con la freccia l'epigrafe che stiamo per leggere, che è il basamento fatto incidere da Augusto, e che è ancora lì. Io andavo spesso perché a destra c'era la libreria Herder, dove trovavo dei libri tedeschi o stranieri in originale, adesso l'hanno chiuso. Ma andiamo indietro 50 anni fa, mi viene da sorridere. Ecco la dedica dell'obelisco portato a Roma da Augusto. Imperator Caesar, divi filius Augustus, imperatore Cesare, figlio del divino Giulio Cesare, Augusto. Vedete come Augusto è al centro, con dimensioni più alte. E torno ancora sulla parola Augusto. Augusto ha il radicale aug del verbo augere, che significa aumentare, crescere, far crescere, sviluppare.
Per cui chi è Augustus è depositario di quella forza propulsiva che crea, genera, fa crescere, ed è l'auctoritas. Allora, l'autorità ha una funzione, direi, di valenza cosmica, è il caso di dire, ed è autorevole e autoritativa, cioè ha un ruolo positivo. Quando l'auctoritas è puramente strumentalizzata per la contingenza o per l'egoismo personale o di un gruppo, cade in autoritarismo. Ma vedete che il radicale è lo stesso: autorità, autorevole, autoritarismo, ed è l'auctoritas da augeo. E lui, Augustus, lentamente assumerà una valenza di divinizzazione in vita. E questo aggettivo se lo porteranno tutti gli imperatori ufficiali del Sacro Romano Impero fino ai reali di austriaci, no? Maria Teresa Augusta. Nella Sala Teresiana della Biblioteca di Brera c'è un quadro grandissimo di Maria Teresa del Settecento con sotto Maria Teresia Augusta. Pontifex Maximus, il titolo più alto di capo dei collegi che gestivano i vari culti religiosi. Ogni culto religioso era formato da sacerdoti, era gestito da loro, ma a capo dei quali c'era un pontifex. Tutti i pontifices formavano un collegio, il collegium pontificum, presieduto dal pontifex maximus. Costoro avevano in mano, pensate, alla gerarchia cattolica, mutati e mutandosi con i debiti cambiamenti, ma con un'analogia stupefacente. Ebbene, Augusto otterrà il titolo di pontefice massimo. E vedete che è scritto sotto Augustus in tutta la lingua. E poi imperator duodeci, il capo dell'esercito per la dodicesima volta, consul undeci, console per l'undecima volta, tribunicia potestate 14, per la 14ª volta tribuno della plebe, fruitore della potestà, della tribunicia potestas. Fate il conto, dal 17 più 14 cosa fa? 27 più 14 cosa fa? Ho bisogno di diminuire, perché bisognerebbe diminuire. 27 meno 14 cosa fa? Com'è? 13. Siamo nel 13. Siamo nel 13 nella sistemazione di questa base. E non è finita. Egitto è un ablativo assoluto. Egitto, impotestate popoli romani, redacta dopo avere sottomesso al potere del popolo romano, sì, l'Egitto, soli dono dedit, ha dedicato come dono al sole questo obelisco e questo basamento. E lì ancora da leggere. Se andate a Roma, fate una scappata in piazza Montecitorio, andate ad ammirare, anzi, poi tutti i geroglifici, bisogna chiamare Champollion in aiuto per farci leggere tutti i geroglifici di questo. Ci sono nelle trascrizioni, bisognerebbe fare ricerca. E se non avete voglia di andare a vedere l'obelisco, ma avete voglia di mangiare un gelato, andate prima a vedere l'obelisco, poi guardando la facciata, girando a destra, scendete in via degli uffici del vicario e andate da Giolitti. Giolitti è uno dei gelatari più conosciuti di Roma. Ecco, vedete? Ormai Roma è la padrona del Mediterraneo e si è mossa a conquistare il Mediterraneo dopo aver vinto Cartagine. Cioè dal 148, 146, 48, 46 in poi Roma conquista tutto il Mediterraneo.
scendiamo e vediamo, scusate, ecco, parte, vedete l'ornamento finale che c'è sull'obelisco, l'obelisco che sale con tutti i geroglifici e l'iscrizione dedicatoria posta da Augusto alla base dell'obelisco. Guardate l'ombra, il tracciato marmoreo in piazza Montecitorio. Vedete che l'orientamento della facciata non è perfetta rispetto al sole, anche l'ombra sta per fare da meridiano in un certo senso l'obelisco. Lo vedete? E qui qualcuno, io ho preso la fotografia dove qualcuno mette l'ora esatta in cui l'ombra dell'obelisco deve posizionarsi. Vedete che non è al centro dell'ingresso del portone di Montecitorio, ma è leggermente spostato. Se andate in Nuovo Milano c'è una situazione, c'è un asse equinoziale che segna con un raggio di sole all'equinozio di primavera, serve il tempo, entra da un foro di una vetrata che sta a est e illumina questo tracciato sul pavimento del Duomo che è fissato con una linea di ottone che brilla, per così dire. Ecco, qui, guardate invece questa, qui siamo, qui è perfetto, l'ombra è perfetta. Per dire come c'era attenzione, certo Augusto, per il cosmo di Alessandro, il cristianesimo dirà che tutto questo è paganesimo. Certo, sarà paganesimo. Perché? Perché era il modello di cultura, di fondazione religiosa a cui erano ancora attaccati gli abitanti dei paghi, dei villaggi. È quello che ha fatto San Zeno a Verona. La città era cristiana, per modo di dire, e c'era messa tutta Zeno per cristianizzare. Ma il contado era ancora pagano. Se volete la prova, andate a Santa Maria di Sterne, scendete nell'ipogeo e avete una prova tangibile, monumentale, archeologica, artistica, della cristianizzazione del contado rispetto alla città, che non è a casa del diavolo, è una decina di chilometri, poco più, da dove siamo noi in questo momento. E adesso vi ho mostrato semplicemente, perché vi ho raccolti, tutta la serie dei furti che potrebbero richiederceli gli egiziani di oggi. Mi verrebbe da dire, l'ho detto a un ragazzo di colore, Ivoriano, sul tram, settimana scorsa a Milano, e gli ho detto che l'Europa sta un po' scontando tutte le sue azioni di colonizzazione che ha perpetrato in Africa e per il mondo. Questa gente adesso che è stata lasciata in abbandono perché abbiamo soltanto pescato quello che ci faceva comodo, perché ci arricchiva e ci ha arricchito e forse continua ad arricchirci, e questa gente muore di fame. Io l'ho vissuto e l'ho visto con i miei occhi in Kenya una trentina d'anni fa e più, no, una quarantina d'anni fa ormai, e sono tornato con l'idea che l'Africa e gli africani, ma intanto gli africani ad essere autosufficienti. È stata un'esperienza un po' traumatizzante per me, un'esperienza che mi ha istruito molto, mi ha arricchito molto, perché ero andato per studiare i riti iniziatici del Sambu, che è un sottogruppo dei Masai, trasferiti di forza, con forza, dagli inglesi a livello dell'Oceano Indiano, mentre i Sambu sono rimasti ancora al di là, a nord del Monte Kenya, sui tratturi che vanno verso l'Etiopia. E vivono ancora con uno stile, almeno vivevano 40 anni fa, uno stile che per noi era appunto quello che sentivamo narrarci a volte anche dal missionario o dalle missionarie che andavano in Africa per convertire questi poveri negri, e si diceva ancora negro. Quindi, vi ricordate quando nel ballo in maschera di Verdi nel libretto c'è la magra, l'indovina, a cui anche il conte Riccardo va a farsi leggere la mano? Sappella Ulrica dell'immondo sangue dei negri. Intorno a essa affogliano tutte le stirpi del futuro, l'alta divinatrice. Il ballo di Madrid, ricordo la memoria, perché avevo cominciato a sentirlo che avevo 13-14 anni.
E poi lo resiste, l'ho visto più volte in giro per il mondo, persino a Sydney, quando andai a un congresso internazionale, mi scelse una sera all'Opera House, quindi mi sentì in vari maschere diretto da Levine, del Metropolitan. Negri, ecco i liberisti che arrivano a Reggio, tutti a Roma, non me li sto a descrivere, però direbbe il primo è il Vaticano. Riuscite a leggere, forse lui dice che non è in me. Poi l'altro sta sulle Spirino, il terzo sta di fianco alla Basilica Lateranense, all'ingresso della San Giovanni in Laterano. Il quarto sta a Flaminio. Questo è l'Agonale, Piazza Navona. Questo sta, non riesco a leggere, lei riesce a leggere, il quarto, e avanti. Poi quello del Quirinale, con i chioscoli, lo vedete? Castore e Polluce, e poi l'obelisco che sta fra il Palazzo della Consulta e la facciata del Quirinale, chi voi conosce Roma, lo vede, e c'è la fontana dei Dioscoli con l'obelisco. Poi c'è quello San Giustiano e altri, quello di Aureliano, eccetera, tutti questi obelisco presenti a Roma, tutti portati dall'Egitto. E qui abbiamo invece, ecco, la posizione, Piazza San Giovanni in Laterano, con l'altezza, il più alto è quello di San Giovanni in Laterano, 32 metri. Piazza San Pietro, 25, Piazza del Popolo, 23, Monte Citorio, quello che abbiamo visto, 21, Piazza Navona, 16, Piazza Esquilino, Santa Maria Maggiore, 14, Piazza del Quirinale, con i chioscoli, 14, Trinità dei Monti, 13, Piccio, 9, poi Piazza della Rotonda, Pantheon, è l'obelisco sorretto dal pulcino della Minerva, come dicono a Roma, il pulcino della Minerva, che è l'elefantino che sorregge sul dorso l'obelisco che sta accanto al Pantheon, davanti alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva, dove c'è un Cristo di Michelangelo, dove ci sono affreschi stupendi. E poi, ecco, Piazza della Minerva e da ultimo nella Villa Cerimontana. Questi obelischi che arrivavano dall'Egitto portati da Augusto sono ancora lì. Fruibili da chi? Dagli italiani e dai turisti che vanno a Roma, non degli egiziani. Probabilmente gli egiziani di oggi non saprebbero cosa farsene, perché purtroppo l'Islam, che è una religione, dico purtroppo, ma giustifico questo purtroppo, che è una religione aniconica, li avrebbe distrutti. Come qualcuno ha distrutto quell'area archeologica che ho avuto la fortuna e la gioia di visitare a Palmira, dormendo nell'area archeologica di Palmira, l'hotel Zenobia, sabato c'era 5 del mattino, per visitare l'area fino alle 8 e mezza, 9, perché poi il sole era implacabile. I massimalisti musulmani hanno distrutto. E faccio solo questo esempio. Eccoci di fronte al Pantheon. Per noi che guardiamo la fotografia, l'obelisco che abbiamo appena visto è sulla sinistra. Costeggiando il Pantheon, laddove avete quella parte convessa, è di fronte c'è la facciata di Santa Maria sopra Minerva. Chi ha costruito e sistemato il Pantheon come lo vediamo? Il genero e grande ammiraglio di Augusto Marco Agrippa. E leggiamo la dedica che è Marcus Agrippa, Lucifilius, consul tertium feci, cioè Marco Agrippa, figlio di Lucio, consule per la terza volta, edificò. Oggi non è più un tempio, è una chiesa cristiana. Ed è il Pantheon della storia recente dell'Italia unita. C'è sepolto il divino Raffaello, c'è sepolto re Vittorio Emanuele II, re Umberto I, con tanto di corona ferrea, che era la croce che designava il re d'Italia a partire
direi, fra il Medioevo e la nascita del Sacro Romano Impero. Consul Terzium Felici. Ecco la statua più famosa di Augusto. È l'Augusto di Prima Porta ed è abbigliato in maniera eroica, non porta i calzari, ha i piedi nudi, con la mano indica l'orizzonte, quindi il procedere in avanti, e porta una corazza con una simbologia mitologica. E quel piccolo erote che c'è in basso è già una forma di divinizzazione della figura di Augusto. Se noi dovessimo fare, ecco, lo zoom sulla, se riesce a farlo sul viso, riusciamo ancora a percepire, riesce? No. Ecco, riusciamo ancora a percepire il profilo del primo ritratto da cui siamo partiti. Qui ci avviciniamo, vista un po' dal basso, vedete ci sono delle divinità, c'è l'Atlante che sorregge il cielo e ci sono questi soldati al centro della corazza e sotto c'è con la cornucopia il Tevere. Qui è ancora Augusto, e la scultura da cui ho preso la fotocopia dell'articolo che vi ho distribuito. Perché ha il capo velato? Perché gioca il ruolo di pontefice massimo. Capite velato. I sacrifici si compivano con la testa praticamente protetta, coperta, capite velato. Qui abbiamo, ecco, vedete? Il viso è enigmatico, è semper idem. Mi si avvicina, non è la stessa, ma si avvicina. E qui passiamo invece, ecco, a un'altra moneta dove c'è Imperator a sinistra, purtroppo io devo seguire me con la freccia, Imperator Caesar sulla sinistra, mentre sulla destra abbiamo Divi Filius Consul Sextum, consul per la sesta volta, mentre sul verso abbiamo Leges et Iura Rei Publicae restituit, ha restituito alla Repubblica, vedete il nome Repubblica, l'impero è il termine che usiamo noi, ma Roma non si è mai usato il termine impero o monarchia, mai, sempre Repubblica, che era tale dalla cacciata dei re fino ad Augusto. E per poi surrettiziamente, con tutti gli imbrogli della terminologia giuridica e dei giochi politici, strategici, economico-finanziari, eccetera, continuerà fino al crollo di Roma, fino a Roma Augusto, il termine res publica per indicare lo Stato, e sono lo Stato. E qui c'è Augusto seduto su una sedia cruis con un contenitore di leggi ancora scritte su rotolo, lo vedete su rotolo, da quella sella curulis nascerà il falgistorio episcopale e papale. È un argomento che ho trattato qualche anno fa a proposito di certi temi, di certi edifici, di certe strutture, di certi arredamenti simbolici. Questo è lo splendido cammino conservato al consistorio. Lo vedete? Ma io ne ho un altro. Eccolo? Ah, ecco, esatto. Scusate, ho sbagliato io. Ecco, c'è questo. Divi, Filius. E poi c'è Pater Patriae, non l'avevamo mai trovato, persino padre della patria. Avete presente il ritratto di Cosimo il Vecchio del Pontormo? Andate a cercarlo, c'è scritto Pater Patriae.
il nonno del magnifico Lorenzo, il Pontormo, siamo ormai nel manierismo rinascimentale, ma anche Cosimo è un pater pater. Ecco qui dove inizia pater pater. Qui abbiamo l'utilizzo primo e sulla moneta, poi diciamo Caesar Augustus, ormai il nome Augustus è legato con Cesare, Cesare Augusto, Caesar Augusto, e lui incoronato come figlio del divino e padre della patria. Ecco, questo è il primo che troviamo a Vienna. Vedete che lui è incoronato e ha in mano un litus, e sotto, direbbe il trono, c'è l'Aquila, l'Aquila imperiale, che arriverà fino all'Aquila nazista con le ali tese. E l'Aquila che caratterizzerà tutti i sigilli imperiali dei governi importanti dell'Europa occidentale, regni e imperi. Sotto invece abbiamo la conquista di popolazioni, la sottomissione, perché sono inginocchiati o hanno le braccia dietro perché sono o prigionieri o fanno atto di sottomissione. Ed è il ruolo giocato da Augusto. Accanto a Augusto c'è una divinità, vedete, la Dea Roma, che giustifica appunto il potere conferito. E lui, vedete che è distaccata la corona che gli è posta sopra il capo da maniche, da una figura che sta dietro Augusto, ma che rappresenta un maniche. Qui non faccio parola perché vedete che il profilo è lo stesso, siamo un aureo e il termine ormai è fissato, Cesar Augustus. Questa l'avevo, per errore l'avevo presentata prima, scendiamo un'altra. Ecco la corona dentata. Qui è già Tiberio, è già una figura che si allontana da Augusto. Qui è invece Augusto. Hanno estrapolato questa croce, si trova in Germania, in questo momento ho un vuoto. Chi mi può aiutare? Non è ad Aquisgrana, è la croce di Lotari, ecco. Provi a cercare se la croce di Lotari è in una. Vedete che la croce è alla parte centrale, all'incrocio della parte verticale e orizzontale, del braccio orizzontale della croce, hanno inserito il profilo di Augusto imperatore con in mano un lituo che ha come superposto da una Aquisgrana, ecco, è nel tesoro della cattedrale di Aquisgrana ed è la croce di Lotario. Cosa si è fatto nel Medioevo? Guardate l'oro vacui della decorazione delle gemme, delle pietre preziose, tutto pieno, e al centro c'è Augusto. Chi di voi ha visto o si ricorda la croce di Desiderio a Santa Giulia a Brescia? Una cosa analoga. Anche quella è in età precedente, ma è l'utilizzo di pezzi di oreficeria antica in pezzi di oreficeria medievale o alto medievale, cosiddetta barbarica, caratterizzata dall'oro vacui, cioè dal timore di lasciare uno spazio libero, per cui si riempiva tutto ed è veramente incastonata di pietre preziose. Non solo l'Egitto, ma anche l'Armenia. Armenia capita. E poi c'è Augusto, in un atteggiamento che sembra ironico, sembra che sorrida, sembra che sghignazzi, probabilmente l'esito del conio di questa moneta. E abbiamo invece nel verso Armenia capta, cioè un riferimento alla conquista dell'Armenia. Quindi siamo, vedete, alle estreme pendici, dopo l'Armenia c'è l'Iran, si va verso l'Afghanistan, verso l'India. E poi i segni militari delle frettre o le frecce che indica la conquista militare dell'Armenia. Fino ancora Augusto con la Sfinge.
la Sfinge retrodata addirittura a una tradizione mitologica greca, il ruolo maieutico dal punto di vista dell'oracolare della Sfinge, e qui l'abbiamo rappresentata. Non è più Augusto, ma è un essere, o è, diciamo, un Augusto eroicizzato, raffigurato come un eroe a torso nudo. La nudità è propria della raffigurazione del divino. Quindi non ha niente a che fare, il cristianesimo poi condannerà la nudità. Il non cristianesimo precedente invece esaltava nella nudità la perfezione dell'essere umano divinizzandolo. Per cui è una forma di lettura antropologica del divino, cosa che esprime anche questa statua che stiamo analizzando. Qui invece abbiamo Imperator Duodeci, sempre Divi Figlio, Augustus Divi Figlio, Augusto figlio del Divino, imperatore, cioè capo dell'esercito, per la dodicesima volta. E qui c'è una musa con una cetra in mano. Poi ancora Augusto con una corona, ancora Augusto. Vedete come si continua? Devo andare velocemente perché non voglio, oh mio Dio, sono in ritardo, voglio lasciare lo spazio a loro. Riuscite a leggere? Caesar Augustus alla destra e Divi Filius Pater Patriae sulla sinistra. Chi si trovava questa moneta in mano? Bastava che la osservasse o qualcuno la leggesse, dice. Pensate alla scena del pagamento del tributo nel Vangelo. Di chi è l'effigie? Di Cesare. Ebbene, dati a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Una frase interessantissima dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista politico, economico-finanziario, perché si trattava di pagare le tasse a Roma, che non scherzava quel popolo di sottomessi. Guardate questo capro, è un essere misto con la cornucopia, il termine Augustus, e quindi la ricchezza. Augustus che è il donatore della ricchezza a partire dai prodotti che l'uomo fabbrica, coltiva, ma sempre nell'ambito della sintonia della forza cosmica. Noi oggi siamo, in questi giorni, siamo succubi della forza cosmica, nonostante tutte le nostre possibilità non hanno saputo impedire la tragedia che è successa in Emilia Romagna. Ancora la natura, il cosmo, prevale sulle nostre forze. C'è stata una scomposizione dell'ordine cosmico e non ne paghiamo lo scotto. E pare che siamo stati noi a provocare questo. Questa è una scultura di Augusto a cavallo. Guardate il viso, guardatelo davanti. Non è eccezionalmente affascinante, ma è raffigurato. Scusate, ecco, ho sbagliato, devo scegliere. Quello che è rimasto di un monumento è questo, dedicato ad Augusto, e c'era anche il cavallo che portava. Vedete che la mano destra indica sempre un avanti, un al di là, come era nell'Augusto, nella statua di prima porta. Qui è a cavallo e porta la tomba, però è a cavallo. Un boccale, lui su una biga, vincitore. E ricordate il film Ben-Hur? Si raffigurava sulla biga, trainata da cavalli,
nella corsa dei carri a inaugurare ad Antiochia c'era Ponzio Pilato a inaugurare a Roma il trionfo del vincitore c'era Tiberio, ma la diga o la quadriga, secondo me, se le dighe nelle corse degli anfiteatri. E siamo a Roma, il monumento che celebra la pace definitiva dovuta a Cesare Augusto, la Pax Augusta. E quindi lui fece edificare poco distante di lui, vedete sulla vostra destra, quell'albero ha dietro tutta l'area, vedete che ci sono degli edifici spinti ancora più in fondo, in quell'area che voi vedete alla vostra destra c'è il mausoleo di Augusto, che è accanto all'Arapacis e guardando o percorrendo via del Corso, da Piazza Venezia a Piazza del Popolo, ed è dietro San Carlo al Corso. Dietro la basilica di San Carlo, lo dico con un certo orgoglio di Lombardo, perché è la chiesa dei Lombardi a Roma, è la chiesa della Lombardia presso il Papa, dedicata a San Carlo perché è dietro la barocca, una bellissima basilica, con un palazzo secentesco molto bello, ed è da su via del Corso. Proprio dietro la basilica, lo vedremo dopo, ve lo indicherò, c'è ciò che resta del mausoleo di purtroppo, ciò che resta perché? Perché durante il ventennio hanno rovinato e costruito l'Augusteum. E nell'Augusteum, che è un auditorio, poi si è arrivati a fare l'auditorium che noi conosciamo oggi, ma purtroppo rispetto a Castel Sant'Angelo, cioè la Moria Adriana, il mausoleo di Adriano, il mausoleo di Augusto, l'Augusteum non esiste più, esistono solo dei fusti archeologici. Ecco l'Arapacis, l'altare della pace, dedicato ad Augusto, Arapacis, Augusto. Non sto a descrivervelo, mi accenno soltanto, scusate. Ci avviciniamo, vedete che si sale, il cristianesimo ha mantenuto, per gli ebrei i sacrifici venivano fatti in vetta, sul colle, sul monte. C'è un salmo, un versetto del salmo che giustifica il culto sui monti, che aveva una tradizione semitica vicino orientale, assiro-babilonese. Levavi oculos meus, io lo ricordo nella traduzione latina di San Gerolamo, levavi oculos meus ad montes, unde veniet auxilium mi. Ho alzato i miei occhi ai monti da cui arriva a me l'aiuto. L'aiuto che viene a me arriva dal Signore, non dal monte, ma dal Signore che ha fatto cielo e terra. Quindi il secondo versetto accetta la tradizione pagana del fare sacrificio sulle alture, ma sulle alture arriva l'aiuto all'uomo attraverso il rito, l'incontro col divino, perché è Dio unico che ha fatto il cielo e la terra, monti compresi, sulle cui alture si fa il sacrificio. Vedete la correzione monoteistica della tradizione politeistica vicino orientale del sacrificio sulle alture. I gradini sono rimasti. Il residuo, ma che ha un valore storico importante, solo che bisogna sapere la storia. Ecco i gradini. 3 o 5, sempre dispari. Io vorrei contare, non riesco a contare. Chi di voi riesce a contare i gradini che salgono dalla Rapace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si entra nel nono, nello spazio della Rapace. Vista da dietro, ha proprio tutto l'aspetto di un altare. Si saliva e si compiva il sacrificio che era un'offerta. Attenzione, il sacrificio nei templi era incruento,
Pensate agli ettolitri di sangue che avrebbero, stavo dicendo, profanato, sporcato, insozzato, infastidito, contaminato lo spazio, no? Era esterno, era un sacrificio incruento. Il sacrificio pagano cruento era sugli altari fuori dal tempio. Nel tempio era l'abitazione della divinità, a cui si offriva l'incenso, si offrivano fiori, si offriva il miele, si offriva quello che voleva, ma non si sacrificava un animale, versandone il sangue. Ecco, e ancora i gradini, vedete, nella parte più alta dell'ara, era il luogo dove si depositavano le offerte. Qui lo vediamo illuminato nella nuova sede. Io potete vedere ancora, forse qualcun altro l'ha visto ancora come era nella sistemazione del ventennio. Questo invece era erce. Vedete, hanno fatto sì che fosse protetta, ma che fosse illuminata direttamente dalla luce attraverso queste aperture che in parte poi vengono schermate. Questo invece è un plastico, ecco, un plastico della Rapacis. Qui è una moneta di Nerone. Guardate il profilo di Nerone, il collo taurino e sul retto. E leggiamo infatti, imperato, si parte dal basso, imperato, Nero, Caesar, Augustus, Pontifex, Maximus, Tribunicia Potestate, Pater Patriae. Tutti i titoli, vedete, che passano agli imperatori che si susseguono. Quindi è imperatore. L'imperatore diventa un titolo fisso, quasi un nome proprio, da titolo onorifico, attribuito, battendo le mani, durante il trionfo che percorreva il vincitore sulla via sacra nel foro per andare a sacrificare al tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio, diventa nome proprio, per così dire. E qui lo abbiamo, ecco la parola. Siamo già a Nerone, imperato, con le abbreviazioni. Ecco perché bisogna imparare a leggere le abbreviazioni in epigrafia, o a leggere i manoscritti in paleografia diplomatica, a leggere i papiri nella papirologia, tutte cose che chi studia l'antico deve conoscere. E io ringrazio i miei maestri che mi hanno insegnato e adesso mi leggo tranquillo fin dove riesco a leggere. E qui leggiamo con tutti i titoli che già erano di Augusto, di Tiberio, di Caligola, di Claudio, e qui siamo a Nerone. E poi c'è la Rapacis. Ovviamente stilizzato, ma vedete che rimanda alla pace che non aveva visto. E sotto c'è anche la scritta alla pace, poi c'è quella SC. Tutto ciò che veniva deciso poi a livello statale di res pubblica doveva avere il parere favorevole del Senato. Senatus consulto, per decisione del Senato. Chiaro? Seguite la freccia, ecco la chiesa di San Carlo al Corso, la cupola, la vedete? Sulla destra, via del Corso che sale verso Piazza del Popolo, la Rapacis alla sinistra con tutta la copertura e il mausoleo d'Augusto, quello che resta, ha messo parecchi anni per schermare, direi, i ruderi, direi ineleganti, è il caso di dire, e questa è Piazza Augusto Imperatore. Siamo a Roma nel pieno centro di Roma. E se ci spostiamo ulteriormente a sinistra dopo la Rapacis, abbiamo il Tevere. Perché è sul lungo Tevere. Al termine del Campo Marzio, che partiva da Piazza Navona, inglobava anche Piazza Navona, e saliva fino a Piazza del Popolo. Tutta la parte sulla riva sinistra di territorio, sulla riva sinistra del Tevere. Ecco, qui lo vedete meglio. San Carlo al Corso, il mausoleo di Augusto, via del Corso,
che scrisse adesso Piazza Venezia, e io non ricordo il titolo, tanto lì era ritorno, se ne era ritorno, è la Rapace che è in ombra, sapete, la Rapace. Questi sono edifici di età fascista, chiari, nitidi, di stile razionalista, geometrico, accanto alla Rapace. Ecco quello che è oggi il mausoleo di Augusto. Questa è un'incisione del mausoleo di Augusto e del Sadeler. Qui abbiamo un'altra moneta, siamo sempre nell'età Giulio Claudia, di Augustus Divifix, Senatus Consul, Providenzia, non c'è più Arapacis, c'è Arapacis, ma la giustificazione è la Providenza. Cioè, pensate alla Providenza, che nel cristianesimo diventerà attributo esclusivo di Dio. Qui è la Providenza dell'imperatore. E Arapacis indica appunto la continuità, la meta della pace da raggiungere. Ancora, siamo in imperatore, dovrebbe essere Caligra, di età Giulio Claudia, senato consulto. Qui addirittura è ancora Augusto. Guardate le sei spighe per indicare la prosperità. È il frutto della provvidenza. Ah no, qui siamo già negli imperatori successivi, per ricordare. Qui ci trasferiamo in Africa. E dovremmo essere sull'area archeologica di Tripoli, Leptismania. Ecco, di Leptismania, dovremmo essere a Leptismania. Non ricordo, devo confessarvi, ho raccolto così tanti e non ho messo le didascalie. Ecco, qui invece siamo in età augustea, ma non già detto dove ci troviamo. Questa specie di collina è stata edificata e sulla cima e nell'interno c'è un mausoleo di un arabo madre incivilito fatto re da Augusto. È il mausoleo di Erode. Eccolo qua. Questo è l'interno, lato esterno, anche qui vedete c'è un foro. Lo vedete? Siamo in Israele, visto dal basso, visto dall'alto, guardate cosa c'è in cima. Ci avviciniamo, si sale attraverso queste sono salite con dei piccoli furgoni in gruppo. Ecco il mausoleo e l'Erodion. Siamo praticamente, è il territorio che dovrebbe appartenere alla Giordania. Guardate la precisione dell'architettura di questo mausoleo. Si poteva oggi si sale dall'esterno, ma si può salire e discendere dall'interno, uscendo non alla base ma a metà di questo cono, di questo tronco di cono. Ecco, siamo alla superficie. Parto velocemente. Qualcuno di voi è stato a Erodio? Ecco, sono contento, benissimo. Questa è la pianta, ecco, qui vi dice la torre principale, la corte colonnata. Potete leggere voi, vi lascio un minuto tranquilli e leggete voi la corrispondenza dei luoghi con la loro descrizione. Ovviamente, ecco qui era l'uscita, ovviamente Erode imita quello che si faceva a Roma, o quello che già avevano fatto i dialoghi di Alessandro in Egitto e in Siria.
E qui siamo fra l'Egitto e la Siria. Notate bene questa tipologia di edificio, lo vedete? La ritroveremo nella valle del Cedro, alle pendici del Tempio di Gerusalemme, passeggiandoci sotto. Adesso ci arriviamo. Ecco, qui ho preso una fotografia, ecco, di tomba di Erode. Addirittura un teatro avevo costruito. Qui è l'uscita, vedete, una lunga scalinata, e poi c'è questo riferimento. Le ripeto, guardate la tipologia di questo edificio. Qui ancora dei riferimenti. Ecco, vedete, la possibilità è una lettura solometrica. Qui invece siamo a Massada. Massada è sul Mar Morto, a nord. I vari livelli di Massada. Ecco questo tempio, chiaramente è la ricostruzione della collocazione di questo tempio che si trova nel, questo è il Monte degli Ulivi, sulla destra, questo è il cimitero ebraico sul Monte degli Ulivi, e questo è il percorso che si può fare nella Valle del Cedro. Avete visto questo edificio, la tomba di Assalone, che si trova alle spalle di chi guarda questa fotografia. C'è il muro del Tempio di Gerusalemme. Al cui interno c'è la moschea di Omar, è chiaro? Oggi. E ci sono le due entrate della Porta Bella, murata. Ecco qui, vedete. Sono edifici di età asmonea, quindi di stile ellenistico romano, di fronte al tempio, di personaggi che gravitavano intorno alla famiglia regale degli Asmonei, che erano quella famiglia ebraica che ha gestito il potere monarchico in età ellenistico romana fino all'arrivo di Roma. Erode sposerà l'ultima figlia di un Asmoneo, di Ircano II, una delle mogli, quella che gli quattro mogli. Una delle mogli fu appunto Marianne, che era la figlia di Ircano II, cioè l'ultimo dei re ebraici di famiglia asmonea, che permise a Erode di farsi accettare, per modo di dire, dal popolo ebraico e di presentarsi come marito di una principessa di famiglia reale. E gli asmonei hanno scimmiottato, permettetemi questa parola, i monarchi assoluti, i Tolomei, i Seleucidi, gli Antigonidi del periodo ellenistico. Qui la parte interna, e qui stiamo finendo con quello che si è poi trovato nella tomba di Erode. È un archeologo ebraico che mostra la ricostruzione dei reperti della tomba. Vado velocemente, hanno fatto un grande lavoro, vedete qui la fotografia della parte che vi hanno già visto. Qui facciamo un salto invece, lasciamo Israele e andiamo ad Ankara, in Turchia. Chi di voi ha fatto il viaggio in Turchia con me se lo ricorderà, siamo di fronte al Monumentum al-Ciran, a quel tempio. Vedete, qui c'è già un minaretto sulla sinistra. Adesso ci spostiamo, ecco, vediamo ancora la parete. Qui c'è, ma non siamo ad Ankara, perché ad Ankara è qui, in questa parete, lo seguo in favore Carmen, oppure in quest'altra, su questa parete, c'è scritto in caratteri cubitali, capitali, cioè maiuscole, il cosiddetto Monumentum al-Ciran, che è il testo delle Res Gestae Divi Augusti, cioè l'autobiografia, l'autoincensazione di Augusto da Azio fin quasi alla morte, per caso di Dio. Lasciamo il monumento, dovete abbozzare la vista, ma se abbozzate la vista riuscite a leggere Res Gestae Divi a
Augusti, qui sorbe interrato, eccetera, è il primo periodo delle res geste Augusti, si riesce a leggere, ecco. Qui invece facciamo un altro salto e andiamo a Pola. Pola oggi è in Croazia. È il monumento, guardate la perfezione formale, diremmo neoclassica, è un recupero ellenistico romano del tempio in stile corinzio che arriva dalla Grecia e che è stato diffuso nel periodo alessandrino o ellenistico e fatto proprio da Roma e qui è portato in Croazia. Chi di voi ha percorso l'Aurelia della parte alta sopra Monte Carlo, Monaco, e è passato, si è fermato alla Turbie, lo ricorda Dante nella Commedia, questo è il monumento alla Turbie della conquista del percorso che, costeggiando il mare Ligure e alle spalle le Alpi, va verso il sud, attraverso il sud della Francia e va verso la Spagna, la Catalogna e la Spagna. Anche qui, vedete, c'è un'iscrizione Imperator Kaiser Divi Figlio, fatta da Augusto. È un monumento monumentale, ovviamente oggi è in Francia e quindi bisogna andare a fare una passeggiata. Io l'ho consigliato a Massimo, perché i suoi genitori andassero, ma è un conto chi può permettersi di guidare a lungo, perché dalla Liguria andare al Chiodi, insomma, bisogna dedicare una giornata fra andate e ritorno per fare le cose bene. Che cos'è questo? È la Maison Carré, vedete il timpano, la traviazione, la colonna scanalata, il capitello corinzio, è l'ultimo degli stili architettonici greci del periodo classico. Il corinzio è già in tangenza con l'età di Alessandro, viene preso e diffuso prima dai re ellenistici e poi da Roma. Roma conquista ma gli viene conquistata. Roma capta, ecco Orazio, Egitto capta, porta l'obelisco a Roma. E Orazio ironicamente dice la verità, anche Roma che ha conquistato il mondo è stata conquistata, perché Roma capta, purtroppo non riesco, io sono entrato in questa sordità. Comunque, Roma capta ferum victorem cepit et artes intulit ab res filatio. Roma, che ha conquistato il mondo, è stata stavolta conquistata dal feroce, lei che era feroce vincitore, è stata conquistata e grazie ai vinti ha introdotto nel Lazio ancora agricolo, agreste, semiselvaggio, le arti. Ecco un esempio. La Maison Carré di Arles è l'esempio del Roma Capta. Scusi, dov'è? Ad Arles. Ad Arles. Ad Arles. Qui invece siamo all'ingresso, al termine della via dei Curetti ad Efeso. In Turchia l'ho percorso in 2-3 ore, bellissimo. Si entra attraverso questi archi, nell'area sulla destra c'è l'anfiteatro, l'anfiteatro di Efeso. Probabilmente San Paolo ha assistito a qualche rappresentazione teatrale quando stava ad Efeso. Ai cristiani della cui città ha scritto la famosa lettera che noi conosciamo agli Efesini. Sulla traviazione di questi archi, di questo ingresso monumentale, che si trova alla destra della biblioteca di Celso. Scusate, ve la devo mostrare la biblioteca di Celso. Strano che non ci sia.
non l'ho messa, scusate, eh no, non l'ho messa, mi spiace, torniamo indietro, questa è la tribù, ecco, questa è ancora un'altra, vedete quelle, i tre gradini sulla, sulla sinistra, vicino al primo arco, salgono alla biblioteca detta di Celso, e c'è una facciata monumentale che si è conservata, il resto dell'edificio è caduto, ma scendendo dalla via dei Coreti avete sempre di fronte la, la biblioteca di Celso, e a destra e a sinistra vari monumenti, templi, e finché arrivate alla biblioteca, alla, alla destra di questa facciata avete l'arco che vedete, e sui due, mi sembra che fuori i due attici, questo e questo, avete la dedica. E sul primo c'è scritto Imperatori Caesari Divinus Augusto, Pontifici Massimo, Consul Teotti, di Tribunizia Contestate, et Livie, Cesaris Augusti, quindi dedicato a Augusto e a, a, a quell'intrigante di Livia. Avrà ucciso tutti i figli e nipoti di Augusto, legittimi eredi, fino ad Agrippa, per lasciare lo spazio a suo figlio, avuto dalle notti precedenti, prima di sposare Augusto, il quale, non intendendosi con il patrigno, se ne prima ha servito Roma conquistando a destra e a sinistra, e poi si è ritirato a Capri, in attesa che la madre preparasse la situazione. E la madre è stata così capace, quell'intrigante, di coinvolgere il Senato e di tenere in sospeso la morte del marito o di non annunciarne la fine finché il Senato avesse riconosciuto come legittimo successore il figlio Tiberio. A questa notizia ricevuta, Augusto morì. Una cosa analoga è successa nel 75 alla morte di Francisco Franco y Bahamonte, caudillo della Spagna por la gracia de Dios. Ve lo ricordate? C'era un quadrun virato, tra cui un arcivescovo, militari e poi legati a, che aveva già deciso, su volere di Franco, la monarchia. Ma prima sistemarono le cose. Quando le cose erano sistemate e c'era Juan Carlos de Borbón, pronto a diventare il primo re, come successore del nonno Alfonso XIII, perché il padre non ce la fece perché arrivò Franco, annunciarono la morte del caudillo e Juan Carlos, primo re di Spagna. Vedete le analogie? Quando è successo questo io mi sono fatto meravigliato e mi sono detto, altro che storia magistralmente. E ho rischiato la galera perché entrassa in Spagna con un gruppo del collegio di mia sorella che andavano in Spagna, in Francia. Io chiesi di poter partecipare, allora dopo cena chiesi a un gruppo di ragazze di liceo, e quindi io, la responsabilità era mia, andiamo a fare un giro in Plaza, io conoscevo già Madrid, e ci siamo messi a cantare, a fare un po' di... C'erano due guardie a seguire, si sono avvicinati, e io state tranquilli, continuate, non facciamo finta di nulla. Sono arrivato, chiasso di stesso, e hanno cominciato a... Insomma, io che insistevo, ma non minacciato la galera se continuavamo. Era il 71, quattro anni prima che defungesse il capo di Stato che avevano nominato. Ecco qui la dedica ad Augusto e alla moglie Livia. E quello che ho detto non è una fantasia, perché sull'altro attico c'è la dedica a Marco Agrippa, figlio di Lucio, console per la terza volta, la stessa dedica che abbiamo letto sul Pantheon, con la Tribunizia Potestà, e a Giulia, alla figlia di Cesare, che era sua moglie quando hanno dedicato questo arco. Poi ci fu il divorzio perché scandalo da parte di Giulia, ci fu l'assassinio di Agrippa e Tiberio succedette. Ma qui abbiamo la prova storica
che era tutto pronto, e c'era Augusto e Livia, Agrippa e Giulia, e sotto i nomi dei dedicatari, ma Zeus et, no, va indietro, ma Zeus, ecco, ma Zeus, lo vedete, ma Zeus et Mitridates, i due committenti che hanno ordinato l'edificazione di questo arco onorario, e hanno messo per la loro firma. Noi abbiamo commissionato questo arco, un arco con tre arcate, per l'imperatore e l'imperatrice, per Agrippa, il genero in cantiere, e per la figlia. Vedete? Ecco il valore epigrafico delle pietre. Bisogna sapere l'alfabeto, ma bisogna anche leggere le pietre. Le pietre parlano, cantano. Quindi voi entrate e partecipate, per così dire, vi fate contemporanei, percepite cosa è in fondo queste pietre. Queste pietre vi dicono cos'è successo. E chi era il protagonista di quello che stava succedendo e che ha lasciato questo segno in perituro finché è possibile, delle azioni compiute. Adesso passo in rassegna velocemente gli archi dedicati ad Augusto, e ce n'è più di uno. Dov'è? Chi lo sa riconoscere? Ma nessuno sa riconoscere. Sono in Italia, il signore. Aosta. Rimini. L'ingresso e l'uscita. E qui? Qui non c'è silenzio. E qui la scritta, attenzione, abbuzzate la vista, perché abbiamo in quello che è come un cartello che fa da architrave, c'è una scritta, una dedica in latino, leggibilissima, e poi nell'ultima riga e mezza ci sono degli altri caratteri. Dove siamo? Siamo al teatro di Leptis Magna, in Libia, con la dedica in latino e in punico, in cartaginese. È un tipo di alfabeto che si avvicina, prima che, insomma, all'ebraico o all'arabo, per così dire. Riuscite a vedere le ultime due righe? Ecco, qui riuscite a vedere, forse meglio perché c'è lo scorcio. E poi i soliti segni simbolici, le corone, i pendenti. Ecco, qui si vede ancora meglio. E il titolo è qui, Imperatore Cesare, di figlio Augusto. E poi tutte le i vari titoli, e poi c'è i nomi dei locali. Annobal Rufus, Annobal. Non vi ricorda Annibale? Annobal. E Bal è una divinità, Bal. Anche il Vangelo condanna il Bal o il Bal, ecco. E c'è la giustificazione, ecco, dedicavi nell'ultima riga a sinistra, lui e gli altri idenque dedicavi, hanno dedicato ad Augusto. E poi la scritta in la scritta in pubblico. Io ho finito. Non battete le mani, per favore. Lascio la parola a voi se qualcuno vuole intervenire con delle domande, delle aggiunte, delle critiche, dei supplementi. Io sono qui ancora per 5 minuti, 10 anche a disposizione, perché ho approfittato fin troppo della vostra pazienza. Ma vedete la documentazione, ed è una scelta. Volevo portare, lo dicevo all'inizio, Augusto, il potere delle immagini di Paul Sanker, ma ho rifiutato di portarlo perché già questo materiale vedete che era più che sufficiente. Prego, se qualcuno vuole intervenire, vuol dire qualcosa? Via il microfono, grazie.
solo una piccola notazione curiosa. Il biografo di Ottaviano Augusto, se non sbaglio, dice, non mi ricordo il nome in questo momento, dice che Augusto era bello, di lineamenti fini e molto freddoloso, che soffriva molto il freddo e indossava più di una tunica una sopra l'altra perché si prendeva facilmente il raffreddore. Grazie di questa... Ma è Suetonio? Lei si riferisce a Suetonio, non si ricorda. Comunque, chi ha parlato di Augusto è stato subito in greco, scrivendo in greco, non ridete, lo stesso biografo di Erode, Nicola di Damasco, o Nicolao Damasceno, Nicola di Damasco. Poi Suetonio, che era il direttore dell'archivio di Stato, potremmo dire oggi, sotto Adriano, ha scritto la vita dei 12 Cesari, partendo da Augusto e arrivando al 12°. E poi inizia tutta la serie di storie degli imperatori. Quello che è stato detto in particolare di Augusto corrisponde al vero, che era una persona nei fini allenamenti, freddoloso, verissimo, che si metteva più tuniche. Bisognerebbe appunto rileggere la vita di Suetonio o altri testi per rilevare appunto tante particolarità. Quello che a me conta in questa serie di incontri è quello di sottolineare il ruolo autocratico, cioè di potere assoluto gestito superbamente in prima persona, ma compiendo dei gesti e delle azioni eticamente immorali, è il caso di dire. Pensate che agli inizi, subito dopo la morte di Cesare, 19enne, si fece amico, per così dire, o utilizzò il ruolo di Cicerone, che faceva parte del Senato, per i propri tornaconti. E finché i conti tornavano bene, quando ormai, perché Cicerone era più dalla parte di Antonio, per così dire, però sapeva gestarsi dal punto di vista culturale, e Augusto utilizzarlo come giustificazione dell'agire politico. La conclusione è che poi Cicerone venne ucciso dagli scherani di Antonio, venne decapitato e Augusto osò esporre la testa di Cicerone ai rostri facendo i discorsi pro domo sua. E questo è niente, e questo è niente rispetto a quello che ha fatto. Provate a leggere questa sintesi, che mi sembra verbale, fatta bene, non reticente, ma non totalmente esplicita, che il professor Andrew Wallace Avery nel 2013 fece pubblicare per il millenario di Augusto sull'Osservatore Romano. La conclusione è interessante, mi ha fatto sorridere, perché la conclusione dice che l'unico modo di offrire un necrologio equilibrato era rappresentare i due punti di vista contrastanti, cioè l'essere tiranno, ma l'essere anche salvatore, pater patriae, contemporaneamente, presentare i due lati, cioè per alcuni il salvatore della Repubblica, l'uomo che aveva garantito all'impero stabilità e sicurezza, e per gli altri uno spietato assassino. E questa è la vera figura, oltre alla prima c'è anche questa, non la si può dimenticare. Storicamente bisogna dire tutto, e invece purtroppo c'è gente che manipola, e lo si è sempre fatto e lo si continua a fare in ambito storico dell'opera. E la conclusione di tutto di questo saggio dice: con lo sviluppo del tema dell'età dell'oro, della nascita del portatore di pace, diviene chiaro che la soluzione dei mali romani non risiede nella politica comune,
ma nei misteri della grazia divina. E chi era il depositario della grazia divina? Augustus, in quanto esercitatore dell'auctoritas. Quindi auctoritas in Augusto assume una valenza non solo politica, ma anche fortemente religiosa, chiaramente finalizzata alla prospettiva politica. E non è stato l'unico. Pensate a Carlo Magno. Lo vedremo già inizialmente, sempre mutatis mutandis, in Silvestro I, che concluderà questo ciclo dei nostri incontri. E poi Sacra Cesarea Maestà. Non era questo il titolo? Sacra Cesarea Maestà. Ieri all'Ambrosiani dovevo lavorare tutto il giorno per questioni di manoscritti che dovevo pubblicare, mi sono imbattuto in una lettera indirizzata a Pio XI, Papa Ratti, Papa del Concordato, una lettera del 29, inginocchiato ai piedi della santità vostra, al bacio della pantofola. E per i cardinali si incominciava: Eminenza Reverendissima, chinato al bacio della sacra porpora, Non dico altro perché abbiamo la storia su cui devo sentire l'opera. Io concludo perché...